La biblioteca della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento possiede un ricco patrimonio di volumi, di opere a stampa, di estratti, circa 19.000, che sono uno strumento fondamentale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico. Bisogna tra l'altro segnalare che tra i volumi più rari che possiede la biblioteca c'è la copia anastatica del Codice Urbinate 365, posseduto in originale dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. La copia anastatica è di particolare pregio e siamo particolarmente orgogliosi di possederla perché fu stampata, fu ricopiata, riprodotta nel 1965 in occasione dei 700 anni della nascita di Dante Alighieri e entrata nel patrimonio della nostra biblioteca a partire dal 1985 per dono dello stesso ministero. È motivo di grande orgoglio, perciò, riuscirla di nuovamente a sfogliarla, anche se è possibile consultarla, ognuno può consultarla facendo la richiesta alla nostra biblioteca, ma ricordarla in questo momento così particolare, così significativo, è anche un'occasione per far rivivere l'emozione non soltanto dei 700 anni della nascita del poeta, ma trascorsi 56 anni per ricordarne anche la morte dopo appunto 700 anni. Il manoscritto fu voluto da Federico da Montefeltro per la sua ricca raccolta di manoscritti e fu commissionato a Matteo De Contugi da Volterra, uno dei più importanti copisti rinascimentali, il quale già aveva operato per i Gonzaga, per Este, e che aveva copiato per Federico da Montefeltro le opere di Isidoro di Siviglia, i Vangeli, le opere di Curzio Rufo, e tra l'altro non solo classici della letteratura latina, greca e medievale, ma anche per esempio le opere di Petrarca. Ed era particolarmente apprezzato e riconosciuto nella sua opera, tanto da essere richiesto dalle principali corti italiane. Il volume, tra l'altro, fu completato nel 1478 nella trascrizione del testo della Divina Commedia, per poi passare, per volontà dello stesso Matteo De Contugi, a Ferrara per essere completato e ultimato nell'apparato decorativo grazie all'intervento di Guglielmo Giraldi, il quale realizzò con grande capacità visionaria, narrativa, le vignette che si trovano all'inizio di ogni libro. Queste si caratterizzano per la vivacità dei colori, per la ricchezza compositiva, per la capacità di trasferirci ancora oggi nel testo di Dante attraverso una visione quasi cinematografica, una visione in cui noi siamo protagonisti della narrazione, vedendola, osservandola. Dobbiamo dire che però l'attività di Guglielmo Giraldi si interruppe all'inizio del Purgatorio, quindi furono completati l'Inferno e il Purgatorio per poi ultimarsi. Quindi rimase sostanzialmente incompiuta la trascrizione, diciamo, la sua completezza. Il manoscritto non fu completo dall'apparato decorativo, perché nel 1482 Federico da Montefeltro morì. Bisogna però ricordare che per volontà di Francesco Maria II della Rovere, che fu l'ultimo duca di Urbino, il manoscritto fu ripreso e fu completato attraverso le vignette, le nuove miniature di Valerio Mariani, e quindi l'opera fu completamente terminata all'inizio del Seicento. Questa operazione è particolarmente significativa perché non ha significato soltanto un recupero del classico dell'opera di Dante Alighieri, ma anche un recupero dell'operazione compiuta nel Rinascimento da Federico da Montefeltro, che vuole avere un così prezioso e ricco manoscritto per la sua biblioteca. Quindi è un recupero costante dell'antico che serve a legittimare il potere, a
creare un'identità, una tradizione, che è la tradizione più caratteristica della cultura italiana, che trova proprio in Dante il suo maggiore rappresentante, soprattutto anche nella fortuna che ha avuto l'opera di Dante, anche attraverso le varie copie manoscritte e poi le edizioni a stampa. Perciò poter osservare e sfogliare ancora oggi la copia anastatica ci permette di vedere, di notare e di constatare la preziosità del manoscritto, dell'originale, il quale risulta completamente privo di imperfezioni nella pergamena, che è probabilmente di pelle di capretto, e anche nel rivedere appunto la freschezza dell'impaginazione, la lucidità nella scrittura e anche nel, diciamo, poter apprezzare ancora i colori e la resa delle figure volute alla fine del 400. Per noi quindi è questo un momento prezioso e ricco per poter inserire anche la nostra biblioteca tra quelle che posseggono uno dei 750 esemplari voluti nel 1965 e che ancora oggi sono uno strumento fondamentale per toccare, visionare non soltanto l'opera di Dante, ma anche capire tutta quanta la tradizione culturale italiana che si è espressa attraverso la scrittura, la rappresentazione artistica e l'interpretazione dell'opera di Dante.